Ciao ragazzi, bentrovati da Corrado Sorrentino. Se nell'episodio precedente abbiamo visto l'utilizzo delle gambe a stile libero nelle tre relative modalità, oggi vi riporto in vasca per vedere come fare e come non fare la virata a stile libero. Andiamo! In questo video andiamo a vedere quelli che sono gli errori più frequenti della virata a stile libero. Notate come l'atleta in un primo momento, dopo la rotazione, porta le braccia nella direzione giusta, salvo poi riportarle lungo i fianchi per eseguire la rotazione. Nelle immagini a rallentatore è tutto molto chiaro, le braccia stanno andando nella direzione giusta, poi vengono riportate giù e questo causerà una certa lentezza. Attenzione a questo particolare perché l'atleta stava entrando in virata con l'ultima bracciata nel lato destro. È stata poi aggiunta la bracciata a sinistra e questo ha causato uno spostamento nel lato opposto. Ci sono poi altri due errori in questa virata: nell'uscita la testa sollevata e le braccia disunite, e nel momento in cui l'atleta ha iniziato a nuotare c'è stata la respirazione durante la prima bracciata. Andiamo quindi a vedere una virata di diverso tipo. L'atleta in questo caso è molto più veloce, ma la motivazione è molto semplice perché durante la rotazione le braccia rimangono nella direzione di uscita e questo renderà la virata molto più semplice. Attenzione perché anche in questo caso c'è un errore, ovvero la respirazione prima di iniziare la rotazione. Nel prossimo episodio vi porterò sott'acqua per vedere come eseguire una subacquea e per scoprire da dove parte il movimento delle gambe a delfino. Se questo video ti è piaciuto puoi mettere un bel like e ricondividerlo affinché anche gli altri possano usufruirne. Per tutto il resto puoi scrivermi su coachcorradosorrentino@gmail.com e chissà, magari diventerò il tuo allenatore. Ciao!